Ciao a tutti amici di Murqui Cybersyn 89, siamo in compagnia di PES 2014, questa demo, questo video demo rilasciato da IGN, dove c'è un responsabile Konami, un responsabile IGN, che ci faranno vedere il gioco in tutto il suo splendore, in questa build che è circa 70-80% a livello di completezza. Mamma mia, non ho più fiato, aiuto. Allora, in pratica loro qua non faranno un bel niente, perché lui lascerà Montolivo qui e da questo si capisce che non capisce una mazza di calcio, perché Montolivo deve essere abolito come giocatore, è una cosa oscena, quando giochi in nazionale soprattutto, cioè non si può guardare. Io giocavo meglio a centrocampo Montolivo, io ero difensore centrale grezzo, che entravo nelle gambe tipo Materazzi e tengo i piedi più fini di te. Vabbè, dopo questo insulto gratuito lanciato a Montolivo, mi scuso con i tifosi del Milan. Allora, cosa hanno detto i giocatori? Eh sì, i giocatori. Sì, vabbè, i giocatori di PES di queste demo, questi giornalisti per sintetizzare. Intanto, qui ammiriamo il comparto grafico innovato grazie al motore Fox Engine, reso modificato ad hoc per PES. C'è cioè una base Fox Engine, grazie al dio Kojima, noi ci inchiniamo. Dinanzi alla potenza immonda di Kojima, c'è una base di Fox Engine. Devo finirla di fare lo stupido. C'è una base di. Guardate Chiellini, che faccia seria, mamma mia! Devo finire appunto il discorso, sennò qua inizio a dire tutte scemenze. C'è una base di Fox Engine modificata, cioè la fisica, tutta questa roba, però con alcune cose particolari che servono per i giochi di calcio, modificate appunto per PES. Intanto qui ammiriamo tutti i giocatori, Schweinsteiger, Khedira, chi è questo? Questi sono i difensori che non li so, questo è Hummels sicuro, solo Hummels, so no, Neuer, Lahm. E la cosa che mi è piaciuta di più di questo inizio di intervista durante la partita tra i due è stato che il responsabile Konami ha affermato, ha detto che hanno messo in una posizione predominante del gioco, quindi quasi il core del gioco. Hanno messo appunto queste giocate difensive che assumeranno un peso grande all'interno della dinamica della partita, come giusto che sia. In pratica, chi è bravo a posizionarsi tatticamente, coprire gli spazi, mandare i raddoppi mentre lui copre lo spazio, oppure andare a chiudere lo spazio prima che il giocatore riesca a lanciare, fare le diagonali, casomai mettersi in posizione di libero quando si vede che il giocatore lancia, la difesa è messa un po' male, ci si mette in posizione di libero al volo per andare a chiudere un'eventuale corsa verso la porta, eccetera, eccetera, tutta questa roba qua. Oppure le coperture che faranno in auto, vedete la linea difensiva come larga ora, e questa linea difensiva in possesso palla è larga, poi tenderà a stringersi ovviamente durante la fase difensiva. Tutte queste cose che chi gioca a calcio, cioè no, il calcetto, oppure vede solo le partite, no, chi gioca a calcio le sa queste cose, tipo l'elastico della difesa, come si muove rispetto alla palla, se noi andiamo a settare il fuorigioco più aggressivo, eccetera, eccetera. Appunto, la fase difensiva è un po' il centro del gioco, soprattutto perché la fisica ora della palla e del giocatore, è separata. Quindi, la palla ora è un'entità completamente diversa. Intanto, guardate qui, grande di dribbling di Khedira. La palla è completamente un'entità completamente distinta e separata dal giocatore, in quanto nel vecchio PES, nei vecchi PES, una volta che la palla andava al giocatore, questi due, palla e giocatore, venivano trattati come come un unico oggetto, un'unica entità, quindi cosa molto molto irrealistica. Intanto qui Barzagli animale butta a terra Chiellini. Mamma mia, questo è proprio Scarsi, ragazzi, cioè una cosa mai vista. E questo appunto permetterà di fare cose molto più, diciamo, realistiche in un certo senso dalla parte del dribbling, delle fasi offensive, quindi di contraltare la fase difensiva doveva essere resa per forza più fruibile e doveva essere resa più appagante ed efficace. Per quelli ovviamente che sanno difendersi, sanno piazzare in campo con la difesa. Ad esempio qui vedete, lui lancia Schweinsteiger, però gli fa il passaggio un po' troppo lungo, però è fortunato, vedete qui, c'è una specie di tunnel e Buffon para.
Qui avrebbe potuto fare un tiro di precisione, casomai, che è più efficace quando il portiere ci chiude l'angolo di tiro, piuttosto che una bomba come ha tirato. A me non mi è sembrata una bomba, poi vabbè, non sto facendo tanta attenzione perché sto vedendo la mia scaletta bellissima. Qui De Rossi, vedete, va in contropiede con questo passaggio filtrante nello spazio, e Humles lo falcia da dietro, e come ammireremo ora, guardate la fisica coerente dell'impatto che c'è tra i due. Calcio dietro il ginocchio di De Rossi, e caduta e fisica del contrasto coerente con i movimenti e gli impatti in gioco. E qui vedete allora la punizione, come funziona. Con lo stick destro, lo vedete, lui muove la visuale di Pirlo, mentre con lo stick sinistro andrà a modificare la traiettoria. Per tenere la traiettoria modificata, bisogna tenere orientato lo stick sinistro da qualche parte, tipo verso l'alto, verso sinistra, verso destra, eccetera, eccetera, perché appena lo si lascia, la traiettoria torna a quella standard che c'è appena inizia il calcio di punizione. Quindi una difficoltà in più per tirare la punizione. E poi, ovviamente, vabbè, voi capite. Da giocatori di PES, FIFA, da anni e anni, da millenni. Scusate un attimo, fatemi vedere una cosa. Capite che tirare le punizioni è una questione di pratica, come nella realtà. C'è un bilanciamento tra angolazione del tiro, posizionamento della visuale del giocatore, della curvatura del tiro, casomai, dell'effetto del tiro, eccetera, eccetera. Però, bene o male, dopo qualche settimana di gioco, di pratica, ci si arriva un po' alla somma di tutte queste cose per tirare una punizione che con buona probabilità andrà in rete. E dopo aver detto, intanto è finito il primo tempo, oltre ad aver detto queste cose qui, che altro c'è da dire? Ah, vabbè, vediamo un po' i commenti sulla partita. Siamo al minuto 7 più o meno, durerà 11 minuti, quindi abbiamo un altro po' di tempo. Allora, ovviamente ci sono cose nuove, soprattutto dal punto di vista della fisica e del controllo del giocatore, come ad esempio alcuni stop di prima, anzi no, diciamo stop a seguire più che altro. Ad esempio ci possiamo spostare velocemente, intanto questo è fuori gioco ovviamente, ci possiamo spostare velocemente la palla col tacco, oppure alzarcela e buttarcela alle spalle con una specie di sombrero all'avversario, con lo stick destro combinato con lo stick sinistro, e mi sembra che addirittura si possano fare degli 1-2 in modo da dire al giocatore che scatta per ricevere il passaggio di ritorno in quale direzione correre. Questo è quello che mi è sembrato vedendo di sfuggita pochi minuti fa un tutorial gameplay mandato da Konami, ed in pratica che si è visto nel video che il giocatore faceva l'1-2, premeva L1X e dopo premeva lo stick destro subito. Oh, attenzione qui, parata di Neuer di sedere, e Marchisio la butta dentro. E appunto, che si è visto? Ha premuto L1X, poi immediatamente dopo ha premuto la direzione con lo stick destro, e verso quella direzione è corso il giocatore che doveva prendere il passaggio di ritorno. Quindi questa cosa potrà aprire nuovi schemi, nuovi orizzonti, nuove tattiche per quanto riguarda tutta la manovra offensiva di gestione della palla, eccetera, eccetera. Intanto qui l'unica critica che mi sento di fare è che, vabbè, oltre che è proprio scarso quello che sta giocando, perché si è girato, era di spalla alla porta, e se uno è di spalla alla porta o si gira verso l'esterno, oppure corre verso il fondo del campo e cerca di liberarsi per il rinvio, oppure la spazza in fallo laterale. Questo che ha fatto, l'ha presa e l'ha passata guardate, sta di spalle, vabbè, l'avete visto prima, stava di spalle e l'ha passata a caso verso l'avanti, così. L'unica critica che volevo fare è che, casomai, il portiere mentre si rialzava avrebbe potuto seguire, casomai, con lo sguardo, come avviene nella realtà, la palla, invece di guardare a terra e alzarsi come un robot. Però vabbè, questi sono dettagli, perché o guardava avanti o guardava per terra, sempre il gol lo prendeva, cioè non lo poteva parare, che a porta libera da mezzo metro non poteva parare più. Però vabbè, sono dettagli, che finezze che renderebbero il gameplay ancora più realistico. E che stavo dicendo? Vabbè, il fatto dell'1-2, gli stop a seguire. E poi in dulcis in fundo, intanto qui c'è una parata plastica del portiere,
Dolcis in fundo, volevo soffermarmi giusto qualche minutino, visto che il video sta per finire, un altro minuto, giusto un minuto mi soffermo su questa cosa delle licenze. Allora, questa questione delle licenze, che ormai sui forum siamo abituati, PES merda e tutte le licenze, non hai le licenze, solo campionato italiano, spagnolo, e poi squadre mozzicate di qua e di là, un po' qualcuna inglese, qualcuna tedesca, così così. Allora, in pratica come funziona? L'Electronic Arts ha ormai da decenni il monopolio sulle licenze, semplicemente per il fatto che sgancia milioni e milioni di dollari, centinaia di milioni di dollari all'anno alla FIFA, ha il monopolio sul pacchetto completo delle licenze. Questa cosa che significa? Che la Konami deve andare a parlare con ogni singola squadra di ogni singolo campionato per accaparrarsi le benedette licenze, e questa cosa deve essere fatto ogni anno, perché ogni anno cambiano i piani di bilancio delle società, quindi i soldi che vogliono incassare, ogni anno cambiano i calciatori, poi casomai la Konami deve andare a parlare con i singoli calciatori in casi estremi. E voi capite che se io vado al mercato e mi compro ogni anno l'esclusiva di tutte le, per prendere prima tutta la frutta migliore di tutte le bancarelle, capite che alla fine a chi ha meno soldi di me o chi è arrivato, arrivato semplicemente dopo, anche di qualche minuto, restano solo gli scartini, oppure resta il fatto di andarsi a prendere la frutta migliore tra quegli scarti che sono rimasti, che comunque contengono buona frutta, però ci sono sempre gli scarti che prima o poi devono essere buttati. In pratica la roba che viene buttata sono le licenze che non si fa in tempo a prendere la Konami, oppure non può pagare perché non ha i soldi da investire. Questa metafora culinaria del mercato molto bella. Allora, questo è il gameplay, finisce qui. Più che altro ho detto tutto, voi continuate a seguirci, ora vedo di mettere anche qualche altro video, soprattutto quando esce la demo, state bene attenti, così avremo ancora una visione più completa di tutto quello che sarà PES. Noi ci sentiamo alla prossima, qui è tutto da Cyber, yo!